Buonanotte signori, 4:48 della mattina, si vedrà dalla faccia, ma l'hype era troppo alto per questo signore qui. Parlo pianissimo, microfono vicinissimo perché qui se no mi ammazzano, e signori si parte con un papillon mio, ma prima Fortune Cat. Fortune Cat con a disposizione 775 Advanced Gem. Come al solito io mi farò il tabellino per il Fortune Cat, anche di mio. Oggi diretti per Papillion. Siamo in linea col Fortune Cat di Atena purtroppo, quindi poca roba. 3,51, 10 in meno addirittura, brutta roba. 5,30, molto meno. Molto meno signori. 706, la merda questa Fortune Cat, la merda. Allora, si era partiti, non mi ricordo da quanto, siamo a 9,27, i conti si fanno dopo. E questo è andato purtroppo, non si può pescare altro. Per chi non lo sapesse, faccio anche un mini tutorial. Se spendete coupon avrete indietro skillbook, shard, il che può non essere malissimo. Chiaramente più se ne spendono, più ce ne danno. Importantissima questa, perché questa dà, può dare le shard anche qui. Comunque noi si va al summon. Summon con Lucky Timer Changing. Johnny BR l'ha trovato, vediamo se sa culo anche noi così tanto. Mi sembra già nel frattempo che abbiamo lo streaming, già due l'hanno trovato. Quindi, papillo mio, a noi. A un altro che lo trova, attenzione, altissimo rate di drop. Si fanno tutti da 10. Let's go. Si va, spero di riuscire a farlo in tempo reale qui. La modifica, dimmi che sono già io. E sono già io signori, ma non siamo con... E via. No. Andiamo a 20. Sull'occhio. Siamo ancora noi. No. Legend Alice nel paese delle meraviglie. Andiamo con 30 e si spara. Un po' macchinosa la correzione manuale. Solo S, andiamo a fare la quarta pullata, ci siamo, ma ancora un cannon. Quinta pullata,
sarebbe consigliabile fermarsi. Ma lui si continua, non ce ne frega, una sega, hard pull di papiglia mio. Bel cesso di Krishna. E si va a doppia cifra, anzi tripla cifra. Vediamo un po', siamo noi? No, giochi Kung. Niente. Andiamo su. Guarda un po' se esci. Shun Afrodite Gold Yoga. Molto buono. Gold Yoga, intendo. Lo vorrò usare nella lineup di Papillon. Quindi bene così. Bene così. Andiamo con un altro. Poi tra l'altro penso sia la prima volta che trovo triplo S in una pullata. Questo è già niente perché non è apparso nulla. Comunque le shard fioccano. Eccoci. Non siamo MS ma non New. Un bel bidone di Aldebaran. Così si era splittato per il book la scorsa settimana. L'abbiamo ripreso. Siamo ancora noi. Ma non siamo con New. Un altro bel Krishna. Sto pullando solo io e andiamo. Perché non meno uno rosso? Perché? Perché con 150 summon si trova subito. Bel mio. Bel culo. Andiamocelo. Sugawara Masayoshi. 30 gemme così. Qui ci sarebbe da fare come al solito. Un bello screenshot, scusate se perdo un attimo di tempo. Free claim. Share di tutto. E poi si fa subito al level up, level skill, level tutto. Ve lo faccio nel video, si fa nel video. Da ora in poi ci si ferma e andrò a fare, penso nei prossimi giorni, 80. Ah, hanno abbassato? Azz, hanno cambiato, attenzione. Attenzione gente, hanno cambiato. Ah, si è inceppato. Ah no, 80, ok, 80 time daily. No, sempre uguale. Si andrà a fare sempre ogni giorno 80 pull, 80 summon. Per le shard sia di Papillon che dei libri, e chiaramente si spera di trovarne delle altre. Detto questo, si va subito a pompare Papillon e lo si vede. Perché non ha? Allora, Picker Beard. Porca puttana, mi usa ancora bimbini. Ma perché?
22 milioni a disposizione, spero bastino. Non abbiamo trovato nemmeno un 4 stelle. Ma io tanto mi ero già preparato tutto. E la quarta lì si è andata. E ora lì si va a dare la... Sì, la quarta, la quinta. E ora lì si va a dare la sesta. Merda, non ce la faremo. Non ce la si farà. A fare il livello 80, cioè ce la faremo a fare il livello 80 in giornata, però dai. Ah no, ci si è fatta, meno male. Non posso portare su l'ottavo senso, però peccato. Andiamo subito, please. Sì, ok, let's go. Butterfly World. Questo è l'ottavo senso. Qui c'è ancora scritte mie, attenzione. 5 minuti che ho finito. Andromeda Shun, qui siamo ancora alle scritte della, della pool tripla. Cosmotac HP. HP Life Steel. Ah, cacchio. Life Steel pure su di lui. HP Physical Damage Resistance. Cosmo Damage Resistance. Cosmo Attack doppio Life Steel. Mamma mia, sto Papillion. Quanto diventa? 7,5. Questo è di base 15% di Life Steel. Tantissimo. Immortale. Ah, ok. Quindi va rivalutate i Cosmi Blu. Niente, ci siamo. Andiamo subito a dargli, a alzargli le skill. Secondo il tabellone Chinese. Vediamo un po' se il francese e inglese ha già messo anche no, ma non penso proprio no. E allora si guarda quello cinese. Per chi lo chiede o lo chiederà, Papillon Mew 2 3 4 1 è la skill minima. 2 3 4 1, quindi noi faremo livello 2. Livello 4 psicokinesis, perché ho paura di non averne abbastanza, anche se il conto dovrebbe bastare per portarla al 5. 1, 2, e lo posso portare al 5. Mi manca un book, quindi avevo fatto male i conti. Meno male. Ok. Allora, 2, 3, 5. Il prossimo il minimo era 2, 3, 4, 1. Ripeto, signori e signore. Il prossimo step è 2, 3, 5, 1. Come ho già fatto. Prossimo step ancora sarà 3, 3, 5, 1. Poi 3, 3, 5, 5. Ok? Comunque siamo già messi bene con le skill. Allora, i cosmi per me sono questi che avevo preparato io. Se arrivo sul dottore, avevo preparato questi.
Hummingbird, ma penso che li tolgo e soppressione delle soppressioni. Voglio, si testano questi 200 coupon l'uno costano, questo è osceno, osceno quello, questo va livellato, quindi si può fare in coppia, cioè si può fare in live, live per modo di, perché una registrazione. Per quanto riguarda il cosmo leggendario, non so se Rising Dragon Teeth può fare a caso nostro. Potrebbe starci bene anche Festus Armor, Soap Berry. Però io andrei di Rising Dragon, sinceramente. Rising Dragon Teeth con Life Steal. E così già è altissima la Life Steal quando si alza l'ottavo senso. Più questo qui me ne posso in teoria penso sbattere della Life Steal sui Purple Nether. Quindi si livella. Si livella, si porta direttamente su perché PDF non lo si alza. Healing, che bellezza. Un altro Purple Nether che promette bene. Ci attacca, meno male. Almeno questo, cazzo. Siccome il video sta diventando un po' lunghino, io direi di tagliare qui e iniziare l'upload. Su YouTube, così ve lo potete vedere già stamattina. Chiaramente che cosa farò qui? Porterò su solo Cosmo Attack, me ne sbatto delle altre due sub-attribute. Anzi, sarebbe stato cosa buona e giusta per spendere meno Refine Stone, eliminare Healing come sub-attribute. Avremmo sprecato meno Refine Stone. Anzi, lo si va a fare. Tanto non mi serviranno mai questi Purple Nether su uno che cura. Testare questi cosmi se rendono di più che degli Hummingbird. In teoria dovrebbero render di più, sia come danni sia come vita, perché danno Cosmo Defense Pierce, resistenza al cosmo e come bonus il 10% di HP, quindi dovrebbe essere il top per Papillon Mew. Bella merda fisica l'attacco. Ok, un altro cosmo schifosissimo. Io, signori, purtroppo sono stato corto con l'exp. Non vi posso far vedere, ho già i materiali, anzi si alza al, si mette tutto. Ah, qui chiede la friendship al 3. Importante. Così vi faccio anche il mini tutorial. Purtroppo sono corto come stamina, come exp, quindi non posso ritorno un'altra volta sull'ottavo senso. Ho chiuso troppo presto. Purtroppo non vi posso far vedere che lo porto tutto al 6 subito. Come si vede, 728 materiali, direi che non dovrebbe essere un problema.
niente. Ora, come si fa a alzare la friendship velocemente? Si va in Epic Ruin, party hosting, si crea una stanza, si toglie il visibile e si inizia. Così vi faccio, approfitto del video per fare un piccolo tutorial. Si va qui e si fa l'hosting da soli. L'importante è avere altri, oltre Papillon Mew che metterò in lineup, l'importante è avere altri 5 Saint con friendship al 10, cosa che io ho. Quindi la friendship che andrò a farmare in Epic Ruin andrà tutta a questo esserino bellino lì. Quindi, buona giornata a tutti. Una splendida giornata a tutti. Ci sentiamo nel weekend con Papillon Mew in azione. Pompatissimo. Ciao a tutti. Da Tommy e dal LOL Child. Il piccolo. Il mio piccolo. Baby Yoda.